Io sono molto arrabbiato, sarò sintetico. Noi abbiamo fortemente voluto il villaggio sul lungomare, abbiamo fatto una procedura di evidenza pubblica, una manifestazione di interesse, hanno partecipato in diversi, si è aggiudicato la manifestazione appunto un proponente che, con un progetto che si presentava assolutamente positivo, da come mi hanno detto ovviamente coloro che l'hanno valutato, credo che abbia avuto i pareri favorevoli della sovrintendenza, insomma sulla carta era un bel villaggio. Quello che sulla carta doveva essere un bel villaggio, col passare dei giorni si è dimostrato il villaggio che non c'è. Quindi noi non ci possiamo consentire questa immagine perché siamo persone serie, siamo un'amministrazione che vuole fare cose in trasparenza, ma chi si prende impegni deve realizzare. Quindi abbiamo attivato immediatamente le procedure di revoca. Questa proposta è stata poco rispettosa della città di Napoli e del comune, quindi cercheremo in zona Cesarini di organizzare altro fuori da questi organizzatori che si sono dimostrati inaffidabili.